Presa, vorrei chiamare sul palco un grande amico, il Sciacquo Duzzi, vi ripresenta in un secondo, è un gruppo di musica. Ciao Alessia, sono per sentirci. Un applauso a Alessia Tondo che ha accettato di essere tra il pubblico, ogni tanto viene a prendere ispirazione da queste grosse contaminazioni. Dopo ci canto, vuoi cantare stasera, no? Sì, sì. Ma secondo me no. Sì, ma perché no? Sì. Non tenevo bisogno di Alessia Tondo. No, ne tenevo bisogno. Sì, no? Mi stavo mesi. Scusate, è latinese, ma in diretto strano. Un grande applauso a un altro Sciacquo Duzzi, perché è un gruppo aperto, chi vuole cantare può anche salire. Abbiamo sempre un microfono libero. Come vedete si può regolare l'altezza, no? Guido Greco, direttamente da Milano, però originario di Lecce, un applauso. Vai Guido! Che ci canterà una canzone. Molti dei brani che facciamo non sono stati scritti in un periodo che potrebbe essere chiamato tradizione. Questo brano è stato scritto qualche anno fa, l'autore è anche tra il pubblico, forse lo sa, forse non lo sa. Lascio il microfono a Guido e la canzone si chiama... Vieni qui, Guido, vieni. Ah. Allora, io ho bisogno di rinforzi, innanzitutto, perché da solo non canto. So chiamare Simone Chiara Greco, e comunque siamo di San Cesario, non volevo dire, non sono esattamente di Lecce, so che c'è magari una questione campanilistica tra San Donato e San Cesario. Ma... Che detto a San Donato è pericoloso, eh? Pericoloso, no, no. Sono le tue sorelle? Sì. Sono le tue sorelle, sì.
Luzzi per questa meravigliosa opportunità. E volevo ringraziare Simone e Chiara che si defilano e naturalmente volevo ringraziare Egidio, lo zio Egidio, perché spero di poter essere un giorno lo zio come lo zio Egidio è stato, zio Egidio Bruno di San Cesareo. Grazie zio, grazie Egidio. Un altro esempio di un brano che sembra appartenere alla